E questa sera abbiamo Davide Rolleri che negli scorsi mesi ha fatto un lungo lavoro per l'immissione in Wikidata dei dati, diciamo di buona parte dei dati contenuti nell'anagrafe IQ delle biblioteche italiane, anagrafe che IQ recentemente ha anche aggiornato. E che è stata rilasciata qualche anno fa in CC0, quindi in licenza pienamente compatibile con Wikidata. Ovviamente molte di queste biblioteche non erano presenti in Wikidata, quindi sono state in parte ex novo grazie ai dati presenti in IQ. In molti altri casi le biblioteche erano presenti, quindi è stato fatto anche un lavoro di riconciliazione abbastanza complesso in alcuni casi, sulla base dei codici ISIL e non solo, dei nomi. Ovviamente ci sono ancora anche delle questioni aperte di cui penso Davide ci parlerà. Parallelamente abbiamo fatto anche, cioè Davide ha fatto principalmente un lavoro di importazione dei poli SBN, quindi una buona parte di queste biblioteche è stata anche riconnessa ai rispettivi poli di appartenenza e di tutto questo ci parlerà Davide, a cui lascio la parola. Voleva scrivere in chat, voleva intervenire Alessandro Marchetti, che poi deve andare via, vista la sua precedente esperienza con l'importo per la Toscana, mi sembra doveroso. Certo, No, ma non è tanto per la mia rimettiamo anche in chat il esperienza. link all'import della Toscana. Sì, ma non è tanto per la mia esperienza dell'import, volevo dire a tutti che abbiamo già avuto modo di parlare con Davide nelle settimane, nei mesi scorsi, il lavoro che sta facendo ed è veramente eccellente, cioè ha tutti i crismi di come dovrebbe essere fatto un buon import. E quindi ci tenevo a complimentarmi con lui per il lavoro svolto, avendolo già un po' visto dietro le quinte, e approfitto di questo breve spazio per dire che abbiamo sistemato le nuove grafiche per i canali sociali. Da ora in poi inizieremo a, non dico a informare prima degli eventi, in modo tale che rimanga comunque una cosa un po' di nicchia, molto tecnica, molto tra di noi, quindi viene soltanto comunicato via mail, però in genere poi diamo a tutti sui canali sociali il link alla discussione. Abbiamo già sistemato la grafica, d'ora in avanti saremo tutti molto più efficienti nel far scoprire queste, e spero che saremo anche più efficaci nel far scoprire queste iniziative. Quindi sono molto contento che ho sistemato tutto in tempo per Davide, perché sicuramente vale, quindi avrà un po' più di visibilità rispetto al solito. Diciamo che la visibilità di questi eventi verranno informati meglio il nostro pubblico sui canali sociali delle registrazioni che metteremo online, quindi aumenterà, presumo, un pochino di più, ecco, perché se avete per esempio il nostro canale Instagram, lo vedono anche le università, cioè sono collegate a vari account universitari. Quindi mi fa molto piacere di essere riuscito, seppure avevamo veramente poco tempo in questo periodo, a sistemare anche questo piccolo dettaglio, e quindi no, sono molto. Domani sui canali sociali uscirà, o comunque dopodomani, insomma, quando mi passerai il link, Camillo, uscirà il link a questa registrazione. Detto questo, grazie veramente a Davide del suo lavoro, e vi lascio tutti a discutere, perché dobbiamo scappare, comunque, che dobbiamo fare una cosa per il Festival del Viaggio, quindi oggi è giornata. Ciao, grazie a tutti. Ciao Alex. Direi che condivido subito lo schermo. Allora, questo lo riduciamo perché tutte le volte poi c'è quella banda nera orripilante. Vediamo di metterla in un posto dove non rompe le scatole. Allora, sostanzialmente io vi racconterei della situazione intanto che era presente in Wikidata rispetto alle biblioteche. Come vedete, sono anche abbastanza identificabili subito a vista, direi, i progetti sia curati da Alessandro e da Susanna Giaccai quello che viene chiamato in Toscana Sistema Cultura, che è un repository dove la regione toscana metteva tutti i luoghi della cultura e che poi ha, diciamo, fatto trasferire. Ora sono le stesse biblioteche che se ne occupano e curano le pagine, quindi devono in qualche maniera anche essere in grado di pulirle e aggiornarle. L'altro è un progetto più recente, legato nello specifico alle biblioteche universitarie, o comunque tutte quelle appartenenti alla rete di Nilde, seguito da Pataphysics, Letizia Baccherini, e con le bibliotecarie del CNR di Bologna.
E un altro, che questo si vede perché in Emilia-Romagna, Bologna e le altre città universitarie delle varie sedi sono abbastanza puntinate. Mentre l'altro, che si vede chiaramente che è densissimo e rossissimo, è il progetto delle Marche, seguito da Tommaso Paiano. E poi, come si vede verso la provincia di Varese, c'è un altro utente, Dario Crespi, che ha fatto un lavoro abbastanza certosino su quelle della rete, anche se non è legato precisamente a un progetto. Se poi, visto che comunque poi metteremo le slide anche su Commons, ci sono tutti i link per vedere i progetti precedenti, e se cliccate sull'immagine vi porta direttamente la query che genera quella mappa, così potete, se volete, anche zoomare a stecca. Allora, l'anagrafe, parliamo del sito dell'IQ. Vi do questi dati, ma sappiate che, essendoci un discreto aggiornamento abbastanza costante, questi dati sono già cambiati, mi sembra siano adesso il totale delle biblioteche presenti 18.897, quindi poi ciclicamente le riconciliazioni su OpenFile vanno rifatte da capo per portarsi, diciamo, a livello con il nuovo database che viene rilasciato. Questo database contiene sia una totalità di biblioteche, quindi nel momento in cui l'ho fatto io, aggiornato questo a fine agosto, erano 18.883. Di queste però solo alcune hanno delle informazioni dettagliate, e sono sostanzialmente i due numeri agli estremi che vedete nello screenshot fatto. Quindi di 12.881 biblioteche abbiamo delle informazioni un po' più dettagliate, mentre sono censite in maniera sommaria, diciamo sull'altro estremo dello screenshot, le 18.883. Poi qui dà alcune informazioni su dei subset specifici, che però poi vedremo dopo. Tendenzialmente sono queste informazioni, le più importanti e principali, quelle che ci sono servite maggiormente, sono l'ente a cui afferiscono le biblioteche, la tipologia amministrativa e la tipologia funzionale, che sono due caratteristiche che, diciamo, stabilite dall'IQ quando manda i moduli da compilare alle singole regioni, e quindi le tipologie amministrative sono una bella sfilza, ci sono le comunali, regionali, provinciali, di un'unione di comuni, cioè le università statali, le università non statali, le accademie e così via, ministeri, gli enti ecclesiastici, e la tipologia funzionale, questa è un pochino più ristretta, come rosa di nomi, e sono le tipologie che conosciamo meglio, anche perché sono presenti già in Wikidata direttamente come elementi. Ovviamente di tutti questi ci sono anche gli indirizzi, le coordinate, il telefono, l'email, il sito, e ora vedremo. Un punto che mi sembrava importante e che ho inserito dopo uno scambio anche con le colleghe del CNR e con Letizia è il punto sull'aggiornamento. Quindi, come dicevo prima, sono spesso aggiornate questi dati dell'anagrafe. In alcuni casi fanno degli interventi specifici, come per esempio le 350 biblioteche afferenti al NIC hanno cambiato, diciamo, il provider di posta, il dominio della posta, di conseguenza hanno modificato tutti i dati. Non è detto che nell'aggiornamento del 27 giugno abbiano fatto altre modifiche, quindi ora quella biblioteca lì risulta aggiornata al 27 di giugno, però è stato modificato probabilmente solo e esclusivamente l'indirizzo. Ci sono invece delle cose molto più macroscopiche, come gli aggiornamenti nazionali, e questi ora, da qualche anno, vengono fatti in linea con l'indagine dell'Istat. E quindi questo è un altro grosso aggiornamento, che è stato fatto il 7 di febbraio, la notizia dell'8, però una delle date che è più presente come data di aggiornamento è proprio il 7 febbraio di quest'anno. Questa è una rapida panoramica di come e quanto sono aggiornate le biblioteche in anagrafe. Quindi solo, tra virgolette, il 45% delle biblioteche, cioè 8.621 su 18.883, sono aggiornate quest'anno.
sono state aggiornate quest'anno, in una forma che poi bisogna capire, perché potrebbero essere state aggiornate alcune cose, come abbiamo visto per esempio l'indirizzo, ma non altre, quindi non è detto che la scheda sia sempre completamente allo stesso livello di aggiornamento. Un ulteriore 12%, cioè altre 2.388 biblioteche, hanno i dati che sono stati aggiornati al 2021, a scalare ovviamente, come vedete dalla torta, sempre meno, sono più vecchie, e la totalità delle biblioteche che ha dati più vecchi di 5 anni è l'8%,85%. C'è anche una bella fetta di biblioteche per le quali non è stata indicata la data di aggiornamento, sono il 19%, 3.685. Di queste però, come vedete dal secondo grafico a destra, in basso a destra, sono la stragrande maggioranza biblioteche non censite, che è un po' un controsenso, nel senso che l'anagrafe censisce le biblioteche, ma poi uno degli status che dà ad alcune biblioteche è di biblioteca non censita, cioè nessuno le ha verificate sostanzialmente queste informazioni. E infatti molto spesso sono informazioni rosicatissime, minimali. Un'altra fetta sono le biblioteche, l'azzurrino un po' più chiaro, le biblioteche non più esistenti, che non sono biblioteche che io ho ad oggi inserito in Wikidata, perché secondo me dobbiamo fare un attimo una conversazione anche sulle date di fondazione, le date di scioglimento, la proprietà è chiaramente quella, però l'utilizzare delle date chiare per avere la percezione di quante biblioteche muoiono, tra virgolette, negli anni, sarebbe interessante, ma non abbiamo questi dati per ora. C'è anche ovviamente una fetta di biblioteche a tutti gli effetti, che sono quelle che vedete col blu, con accanto la dicitura blank, nel senso che nel database non è specificato niente. Quelle sono quelle più ricche di dati. Tutte quelle altre che hanno un qualsiasi altro status di registrazione hanno in qualche maniera delle peculiarità. Tornando al sito dell'IQ, c'è una pagina specifica dove l'IQ pubblica i dati delle biblioteche, come diceva Camillo, con licenza CC0. Ci sono diversi file, e gran parte di questi file contengono informazioni che si sovrappongono una con l'altra, il che ci è venuto in aiuto, ora ve lo dico il perché, perché sostanzialmente nei questi due file principali più in alto, quelli che loro chiamano dataset con dati minimali, però ha tutte le biblioteche, quindi ha tutte le 18.883 nel momento in cui le ho scaricati, sono il file degli indirizzi, o quantomeno il file chiamato indirizzi.csv, e il file biblioteche, che però è in JSON. Hanno fatto questa sperimentazione di metterlo in JSON, che è sicuramente encomiabile, però ha prodotto alcune problematiche che ora vi racconto. Gli altri file, che sono quelli che mi sono stati preziosi, sono quelli che vedete elencati sotto, e come vedete in alcuni casi l'ISIL ovviamente c'è in tutti. In alcuni casi vanno in un dettaglio estremo, del tipo addirittura della tipologia, nomi e descrizioni dei fondi. In altri casi sono i dati su i contatti, quindi tutti i valori delle informazioni legate a email, telefoni, fax, addirittura ci sono, e questo file che si chiama territorio CSV, che è quello che ho integrato assieme ai due precedenti per avere il database più chiaro e pulito possibile. Come vedete da questo screenshot, il file in JSON o è malformato o sono malformato io perché è successo qualche cosa e OpenRefine lo legge in questo modo qua. Probabilmente è qualche punto e virgola scappato, oppure non riesce sostanzialmente a capire dove finisce una biblioteca e dove comincia un'altra. Sostanzialmente sono molteplici righe con elementi che contengono molteplici righe, quindi come vedete sull'esempio di questa biblioteca che ora non si vede il nome perché il nome è più in là nelle colonne, però di questa della Direzione Generale degli Archivi di tipologia specializzata appartenente al Ministero della Cultura, email, fax, telefono sono spalmati su cinque righe diverse, però sono anche fusi con la biblioteca subito sotto. E quindi quello che mi sembrava il file migliore in assoluto per ricchezza di dati, perché qui effettivamente c'è tutto, mi sono reso conto che non lo potevo utilizzare. Ho utilizzato invece come file di partenza quello degli indirizzi,
come dicevamo, tutti questi file contengono comunque il codice ISIL, che è il codice identificativo della biblioteca. Quindi la identifica in maniera univoca. Oltre a, questo codice, in questo file, come vedete, c'è la denominazione, cioè il nome che ha la biblioteca, l'indirizzo, in che frazione è situata, il capo, il comune, codici ISTAT che non ci sono stati utili, quantomeno per ora, la regione, latitudine e longitudine. Da questo sono partito per arricchirlo con gli altri due file. Quindi dal file territorio CSV, che è quello che non contiene tutti i dati delle 18.883 biblioteche, ma delle invece 12.000 errotte, diciamo, più dettagliate, ho potuto estrapolare, tirare fuori, aggiungere le informazioni del telefono, dell'email, del Google. Voi direte, c'è un file apposta chiamato contatti, perché non hai usato quello? Perché anche quello, purtroppo, è essendo in XML, OpenRefine legge molteplici righe all'interno dello stesso elemento. E questo su OpenRefine, pur essendoci un comando specifico per trasformare molteplici righe in diverse colonne, dava qualche problema. Il file, come dicevo, indirizzo CSV è la partenza. Dal file territorio ho aggiunto telefono, email e URL, mentre dal file biblioteca JSON, che è quello che vedevamo che ha dei problemi suoi sul riconoscere le righe, c'è uno screenshot qui sotto, sono riuscito a aggiungere l'anno del censimento, la data di aggiornamento, che ovviamente vengono aggiornati nel tempo questi dati, la tipologia amministrativa funzionale, l'ente di appartenenza e lo stato di registrazione. Poi vedremo nel dettaglio cosa sono. Perché ci sono riuscito? Perché per fortuna questa informazione, non essendo splittata su diverse righe, ma essendo sempre nella riga principale, che è la riga che cioè, sul quale c'è anche l'ISIL, nell'operazione di aggiunta di dati da colonne da progetti diversi, sono riuscito ad averla pulita. Questo è il file risultante. Quindi c'è è già selezionato, perché volevo farvi vedere il primo subset sul quale ho lavorato. Abbiamo sia la colonna codice ISIL, che abbiamo detto che è presente in tutti i file, la tipologia amministrativa, funzionale, stato di registrazione, la denominazione della biblioteca, l'indirizzo, la frazione, eccetera. Andando, scorrendo in là, cioè il telefono, il fax, gli indirizzi email, che a volte sono molteplici, l'URL e la data di aggiornamento, che l'ho lasciata in fondo perché mi veniva più comodo vederlo qua. Così. Tutte queste informazioni ci permettono di splittare il mega database in subset più maneggiabili, semplicemente proprio per analizzarli e capire cosa diavolo c'è dentro, perché c'è un po' di tutto, ora vedremo. Questo è uno screenshot del subset di tutte le biblioteche presenti in Emilia-Romagna. Questo, per esempio, che è quello dal quale sono partito, sono le biblioteche dell'Emilia-Romagna. Vedete che a destra non è più selezionata solo Emilia-Romagna, ma sono anche le biblioteche che sono di afferenza comunale e che hanno tipologia funzionale pubblica, cioè delle biblioteche pubbliche. Sono 441. Questo è il subset che ho scelto per la prima importazione. Di queste 441 ho ignorato tutte quelle che non erano censite, che erano già chiuse o inagibili. Mi sono concentrato, e ce n'è un'altra sfilza di tipologie, mi sono concentrato sulle biblioteche che avevano quello stato di registrazione blank o null, come lo chiama IQ, ovvero che sono quelle che hanno la maggior parte dei dati, sono compilate nella maniera più dettagliata, e quelle temporaneamente chiuse. Subito una postilla, quelle che erano temporaneamente chiuse, io pensavo fossero ingenuamente quelle temporaneamente chiuse da poco, nel senso, pensavo alla pandemia, avranno aggiunto una tipologia specifica. In realtà è ben più complessa, ovviamente, la situazione. Questo ulteriore, diciamo, subset comprende quindi biblioteche comunali pubbliche dell'Emilia Romagna, sono 399. Di queste 33 erano già presenti, quindi quello su cui ho lavorato sono, per il primo import, 366 biblioteche. Di tutte queste,
bisogna far corrispondere la colonna con la proprietà corretta e di conseguenza l'istanza di, sono riuscito ad aggiungerla grazie alla tipologia funzionale della biblioteca, il paese ovviamente l'Italia, l'unità amministrativa grazie alla colonna comune, le coordinate e l'indirizzo stradale sono state create mergiando diverse colonne, come vedete nello screenshot sotto, il CAP e l'identificativo ISIC, che ovviamente è il punto essenziale per poi poterle recuperare. La stragrande maggioranza aveva contatti telefonici e email, perché abbiamo detto li abbiamo importati dall'altro file. Il problema, tra virgolette, che al modello del cielo non è un problema, più di tanto, è che molte biblioteche utilizzano numeri di cellulare che probabilmente andrebbero a ricontrollati. Non è detto che un numero di cellulare sia sempre legato alla stessa persona, allo stesso luogo, che non cambi mai nel tempo, mi sembra surreale. E in alcuni casi anche email che non sono istituzionali. Vedete lì sotto una @gmail.com, che va benissimo per le piccole biblioteche, però c'è anche forse un problema di veridicità e di aggiornamento di questi dati. Un capitolo a parte sono ovviamente gli URL, perché l'IQ in questo campo fa mettere qualsiasi tipologia di indirizzo e lo permette di specificare in una colonna diversa. Qui ci finiscono dentro, come vedete, d'altronde, qualsiasi cosa. Le sottopagine del sito del comune, come va benissimo, comune.voghiera.fe.it/biblioteca, è una sottopagina, va benissimo, ma in tanti casi ci sono le home page dei siti comunali, che come URL del sito ufficiale non va assolutamente per l'elemento, non va assolutamente bene per l'elemento Wikidata. E, sì. Lo sappiamo bene, vero? Immagino che anche Alessandro scrive che anche loro hanno trovato questo problema con le email nell'import della Toscana, e se non ricordo male lui stesso aveva fatto le prove a telefonare a decine di numeri per essere sicuro che fossero, diciamo, in qualche maniera veritieri questi dati. Eh sì, infatti, almeno a 20 numeri che erano il database per scrupolo, per correttezza, anche se poi tutti dicevano no, non puoi mettere il mio numero personale, però, vabbè, però c'è sempre. E la home page generica, anche quella è infestante, Infatti, in generale, partirei dal presupposto che se uno non ha proprio voglia di tempo da perdere, non dovrebbe importare nessuna di queste due cose, che ci fa un po', cioè, che se no poi sono più problemi. Ma infatti è quello che ho deciso dal subset successivo, cioè la colonna dell'indirizzo dell'URL, quello che loro chiamano URL, l'ho completamente tralasciata negli import successivi, perché sostanzialmente ci si perdeva più tempo a fare una pulizia del database che non farlo a posteriori, magari dando un pochino l'onere anche alle singole o sezioni AIBO e singoli bibliotecari di aggiornare l'URL della biblioteca su un elemento già creato, già fatto e pulito. Questa è la cartina della situazione precedente all'import, e questa invece è con la varicella e tutte le biblioteche importate dell'Emilia Romagna. Restando, diciamo, sui problemi, tra virgolette, perché ce ne sono molti, una delle cose abbastanza una piaga sono le denominazioni non significative, ovvero ciascuna biblioteca che compila per il proprio comune scrive semplicemente biblioteca comunale, i dati vengono importati in questo modo, tra parentesi, biblioteca comunale, biblioteca civica, con tutte le varie possibili varianti. E nel caso specifico delle biblioteche emiliane, ben il 26%, quasi 27%, non ha denominazioni specifiche. Di conseguenza, lo vedete nella colonna a destra dello screenshot, ci sono 87 biblioteche comunali, senza ulteriore specifica. Ovviamente nella riga c'è la specifica del comune, ma nella denominazione, che io avrei voluto utilizzare come etichetta, come ho utilizzato come etichetta, non c'è. Ci sono 3 biblioteche comunali intitolate a Cesare Pavese, 2 a Giorgio Bassani, 2 a Neruda e così via. Non è una cosa che è ovviamente
problema, tra virgolette, solo dell'Emilia Romagna. Rispetto all'intero database, visto che questo problema della denominazione risiede quasi principalmente, forse esclusivamente, nelle biblioteche pubbliche comunali, è abbastanza distribuito su tutto il territorio. Nel caso specifico della totalità del database, quindi delle 18.883 biblioteche, comprese quelle inesistenti, quelle non censite, quelle chiuse, eccetera, sono 4.203, quindi il 22%. Invece, filtrandole su tutte quelle che l'ICCU dà blank, cioè ovvero che hanno dei dati particolarmente dettagliati, quindi censite a tutti gli effetti, sono comunque il 22,73, 2.800 su 12.000. Un caso ulteriore sono le biblioteche che sono duplicate, ma sull'anagrafe. Ne ho presa una ad esempio, ma ce n'è non poche. La biblioteca dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna è censita due volte sull'ICCU, peraltro con dei dati anche diversi, che è abbastanza divertente. Nel senso, il 7 febbraio del 2022, vi ricordate, vi dicevo, il principale import dei dati dall'anagrafe, ne hanno dato notizia l'8 febbraio, ma i dati sono del 7, mette che la fondazione di questa biblioteca è dell'87, mentre in una seconda scheda, quindi queste due sono schede diverse, vedete che hanno anche l'ISIL diverso, una è BO0280 e l'altra BO263. Il codice ISTAT peraltro è lo stesso, di conseguenza qui c'è proprio un cortocircuito di qualche tipo. Hanno codici sebbene diversi, però hanno la data di fondazione della biblioteca diversa. Le altre informazioni sono, diciamo, abbastanza identiche. Viene specificato un secondo numero di telefono in una scheda che nell'altra non c'è, però per il resto di fatto è la stessa biblioteca. Eppure è censita due volte. Quindi per questi casi qua abbiamo compilato una piccola lista e la manderemo all'ICCU per capire se riescono a pulire in questo caso il paese. Veniamo alla prima gatta da pelare quando si tratta di decidere come descrivere la biblioteca per quanto riguarda l'istanza. Sono passato alla visualizzazione sul Wikidata Graph Builder. Lo vedete anche voi, mi date conferma? Scusate che se vi do i compiti. Ok, perfetto. Allora, questo è la costruzione, sostanzialmente è l'ontologia delle biblioteche, classi e sottoclassi di biblioteca che c'è su Wikidata. È molto frastagliato e a volte un po' incasinato. Al centro c'è l'istanza di biblioteca semplice, quindi senza nessuna specificazione ulteriore. Ci sono delle tipologie di biblioteca che non mi sarei immaginato di trovare. La biblioteca verde, ma è interessante, che non so se è dipinta di verde oppure se è particolarmente attenta al clima. Però vedete, la biblioteca pubblica, questa ramificazione che vedete a sinistra, ulteriormente poi si splitta in diverse, sottoclassi. Il ragionamento è stato questo. Visto che la tipologia funzionale in anagrafe ci dà già un aiuto enorme, nel senso che per la stragrande maggioranza di queste nove tipologie che identifica l'ICCU, sei sono corrispondenti a uno specifico elemento sul Wikidata, ovviamente aveva senso utilizzare direttamente queste. La stragrande maggioranza poi sono pubbliche, quindi l'elemento di una biblioteca censita sull'ICCU come tipologia funzionale, biblioteca pubblica, che fosse comunale, che fosse di un ente ecclesiastico, che fosse di qualsiasi altra sottospecie, ha come istanza di la proprietà P31, biblioteca pubblica. E così via per la biblioteca specializzata, la biblioteca scolastica, la biblioteca di conservazione.
Ci sono dei casi specifici, per esempio per le 46 biblioteche identificate dal DPR del 95, cioè le biblioteche pubbliche statali, che nel caso dell'anagrafe sono state rappresentate in questo modo. La tipologia funzionale era nazionale nel caso della Biblioteca Nazionale, specializzata nel caso della Valiceliana, per esempio, o di conservazione in altri casi, ma erano anche di tipologia amministrativa, e la tipologia amministrativa era Direzione Generale delle Biblioteche del Diritto d'Autore, il che ovviamente ci fa capire che queste sono le biblioteche pubbliche statali. Quindi in questi casi specifici ho utilizzato sia una istanza per la tipologia funzionale della biblioteca, qualche essa fosse, sia un'istanza per identificare che fosse una biblioteca pubblica statale. In questo caso l'elemento biblioteca pubblica statale già esisteva su Wikidata, quindi non l'ho dovuto creare sostanzialmente. Un altro caso, una biblioteca diciamo universitaria, la biblioteca centrale Filli del campus di Forlì dell'Università di Bologna, come tipologia funzionale aveva istituto di insegnamento superiore. Ovviamente non è qualcosa di immediatamente traducibile con la proprietà Wikidata, con l'elemento Wikidata, scusate. Sappiamo però che una biblioteca universitaria, e io ho considerato biblioteche universitarie le biblioteche delle università statali e non statali, perché l'informazione della sua afferenza amministrativa all'Università di Bologna ci fa capire che effettivamente è universitaria. Ci sono altri casi all'interno di quei 2734 che vedete rappresentati nel grafico di biblioteche che hanno tipologia di funzionale istituto di insegnamento superiore che non sono di università, non sono afferenti amministrativamente a università, ma lo sono ad accademia, conservatori, eccetera. In questo caso ho utilizzato una cosa più generica, cioè ho utilizzato biblioteca accademica. Anche questo è tutto dibattibile, nel senso la biblioteca accademica negli Stati Uniti è la biblioteca universitaria, quindi forse andrebbe proprio guardato più a fondo l'ontologia presente su Wikidata e trovato la quadra sostanzialmente. Per farvi un esempio di altri interrogativi che mi sono posto, per esempio mi sono chiesto: esiste la biblioteca pubblica statale, ma nel nostro ordinamento la controparte è la biblioteca pubblica di ente locale. Non abbiamo questo elemento in Wikidata, per esempio, e che potrebbe raccogliere anche tutte le biblioteche che sono pubbliche per, tipologia funzionale, ma che come tipologia amministrativa sono di un comune, di una città metropolitana, di una regione, di una provincia e così via. L'altro caso che ho specificato prima, cioè le università statali e non statali, che, come vedete, sono incrociate 1310 più 52 con la tipologia funzionale istituzioni di insegnamento superiore che sono biblioteche universitarie, ma in questo caso qua è l'unica istanza che viene applicata all'elemento di Wikidata della biblioteca. E poi, per esempio, visto che esiste la biblioteca ecclesiastica e tutte le sue sottoclassi, queste 1163 biblioteche di enti ecclesiastici, mi sono chiesto, non sarebbe forse opportuno, per poter anche estrarle in una maniera più rapida e più facile, poterle identificare, oltre alla loro tipologia funzionale, quindi queste 377 che vedete al centro, che sono biblioteche di conservazione e che sono afferenti a un ente ecclesiastico, forse, come per le biblioteche pubbliche statali, potrebbero avere una doppia istanza per specificarle meglio. Però tutte queste cose qua sono ovviamente aperte a dibattito e non, al di là del caso delle biblioteche pubbliche statali, non sono intervenuto in questo senso. Però è interessante poterne parlare con voi. Infatti cercherò di andare il più veloce possibile per poi chiacchierarne un po'. C'è anche un aiuto, potrebbe essere, anche se forse non lo è proprio, il soggettario della BNCF
le suddivide per tipologie di appartenenza e di utenza. E anche loro specificano comunale, ecclesiastica, privata, provinciale, però ne lasciano fuori alcune, quindi forse non è proprio l'ideale. Scusate. Andando nello specifico delle biblioteche pubbliche, questo è una parte dello stesso grafo che abbiamo visto prima. Vedete che sottoclasse di biblioteca pubblica, l'ho visualizzato in inglese perché alcuni degli elementi sono utilizzati nella Wikipedia in inglese principalmente e non hanno l'etichetta in italiano. Vedete per esempio le biblioteche pubbliche del Giappone. Loro hanno fatto un elemento specifico che identifica le biblioteche del Giappone o le biblioteche pubbliche nel Nord America, all'interno del quali ci sono però delle cose abbastanza disparate. List of Toronto Public Library Branches non sono neanche elementi, sono categorie. Quindi anche lì forse ci sarebbe un po' da rivedere qualche cosa. Oppure la Regional Library, che diciamo erroneamente in italiano ha l'etichetta biblioteca regionale. Ma noi nel nostro diciamo ordinamento abbiamo delle biblioteche afferenti alle regioni, ma non si può utilizzare, quantomeno non correttamente, la istanza Regional Library o biblioteca regionale, perché in realtà, come vedete dalle sue ulteriori sottoclassi, come per esempio biblioteca cantonale, si tratta di suddivisioni molto generiche, cioè la biblioteca regionale non è la biblioteca regionale italiana. La biblioteca regionale potrebbe essere forse la superclasse di un ulteriore elemento che vada a specificare in qualche maniera molto più minutamente il fatto che siano biblioteche delle regioni italiane, afferenti alle regioni, ma non avrebbe alcun senso, perché a livello amministrativo non ce l'abbiamo questo tipo di distinzione. Abbiamo le biblioteche pubbliche di ente locale, però non c'è l'elemento Wikidata. Stesso discorso per la biblioteca municipale o biblioteca comunale, che ha un'etichetta un po' altalenante su Wikidata, che è stata utilizzata, come per esempio nelle biblioteche di Varese. Tutte le biblioteche di Varese sono istanza di, vi ricordate il discorso di quel piccolo gruzzolo di biblioteche che sono già state importate? Sono istanza di biblioteca municipale. In realtà la biblioteca municipale, se vediamo come viene utilizzata molto in Francia, viene utilizzata per le biblioteche del Giappone, ma come concetto non è del comune italiano. Quindi andrebbe un attimo rivisto questo concetto, questa ontologia. Un discorso simile si può fare per le biblioteche ecclesiastiche. Qui vi ho evidenziato una cosa abbastanza macroscopica, secondo me. La biblioteca diocesana è sottoclasse di biblioteca, mentre la biblioteca capitolare, per esempio, o parrocchiale, è sottoclasse di biblioteca ecclesiastica, che è sottoclasse di biblioteca cristiana, credo sia sottoclasse B, ora non la ricordo perché non c'ho il... Vediamo se la riapriamo da qui. Insomma, c'è una trafila per arrivare alla biblioteca... Eccole qua. Vedete, è biblioteca parrocchiale, biblioteca ecclesiastica, sottoclasse di biblioteca cristiana, sottoclasse di biblioteca religiosa, sottoclasse di biblioteca specializzata, che è sottoclasse... Si vede ancora la diapositiva. Come? Si vede ancora la diapositiva con le... Ecco, perfetto. Ok, forse non ha switchato, scusate. Comunque, fidatevi, comunque c'è il link, potete controllare. C'è una sfilza di sottoclassi D che di fatto splittano le biblioteche afferenti agli enti ecclesiastici in diocesane e diverse e le altre biblioteche della cattedrale, che sono anche entità abbastanza specifiche. Quindi anche qui forse bisognerebbe ripulire in qualche maniera. Passiamo a un altro gruzzoletto di biblioteche sulle quali ho potuto lavorare nello specifico, perché ho potuto aggiungere a queste anche l'ente controllante, che abbiamo detto in alcuni casi è utile per determinarne l'istanza. Gran parte di queste biblioteche alle quali sono riuscito a riconciliare l'ente di appartenenza sono ovviamente biblioteche universitarie, perché è molto facile ricondurle, e soprattutto di tutte le università noi abbiamo l'elemento Wikidata. Peculiarità della compilazione in anagrafe,
ovviamente, giustamente, le biblioteche di dipartimento mettevano che erano l'ente controllante era il dipartimento dell'università. Questo livello di dettaglio non esiste ancora in Wikidata, o meglio è stato fatto per le biblioteche dell'Università di Roma, non di tutte le università di Roma, però non c'è per tutte le altre. Di conseguenza, in questo caso specifico, le biblioteche universitarie hanno come ente controllante l'università, non il dipartimento di afferenza. Ovviamente è una cosa che poi può essere corretta in un livello successivo, dopo che abbiamo creato tutti i dipartimenti di tutte le università. Queste che vedete nella tabella sotto sono le biblioteche universitarie e di tutti gli altri enti dei quali sono riuscito a riconciliare, quindi delle 11.120, no, non mi ricordo quante sono, 11.260 biblioteche che ho creato, 3.315 gli ho potuto appiccicare l'ente controllante come proprietà. E nella tabella vedete la corrispondenza tra l'ente e l'istanza applicata. Quasi tutte le biblioteche che hanno come ente controllante un'università, lì vi ho schiacciato per comodità di visione tutte quelle che sono università in un'unica riga, sono di 1427, 1416, sono biblioteche universitarie. Ci sono anche, ovviamente, biblioteche specializzate di conservazione all'interno delle biblioteche afferenti alle università. Discorsi simili rispetto alle biblioteche delle scuole, biblioteche scolastiche, sono tutte afferenti al Ministero dell'Istruzione, sono 803, ma afferenti al Ministero dell'Istruzione ce ne sono anche altre 49, che sono, ora il dettaglio non ce l'ho, ma magari sono biblioteche specializzate di diversi istituti, sottoistituti di dipendenza del Ministero, che di conseguenza fanno parte della stessa riga, della stessa categoria. Un blocco, come dicevo adesso, appunto, sono quelle dei ministeri, quindi biblioteche scolastiche per l'istruzione. Vi ho lasciato degli esempi e delle query per estrapolarle. Non vado troppo nel dettaglio, a meno che non mi fermiate per dirmi che è una cosa sulla quale magari avete già fatto delle riflessioni, sulle quali si può magari ragionare assieme. Un altro aspetto, oltre a vedere esclusivamente l'ente controllante, è vedere la denominazione stessa. Perché, per esempio, tutte le biblioteche degli archivi di Stato, che sono chiamate Biblioteca dell'Archivio di Stato di Città, quindi sono facili da estrapolare in OpenRefine, sono tutte di afferenza del Ministero della Cultura. E anche in questo caso è stato possibile applicare la proprietà ente controllante a queste biblioteche. Un caso specifico che sarebbe assolutamente discutere sono le biblioteche carcerarie, perché abbiamo l'elemento Wikidata, ma l'ICU non le censisce nello specifico. Ci sono le tre biblioteche di tre sezioni, 3, 5, 6 del Regina Coeli, che in ICU, in anagrafe, hanno tipologia funzionale non specificata. In questo caso, facendo un import massiccio e applicando la fonte dell'affermazione come fonte dell'affermazione all'istanza che ho applicato, in generale a tutte le proprietà e gli elementi che ho inserito, diciamo la validazione del fatto che è stato estrapolato dall'anagrafe delle biblioteche italiane, io in questi casi qua ho messo un elemento generico, ho messo biblioteca. Però su queste sicuramente andrebbe fatto un ragionamento ben più approfondito di quello che possiamo fare con questa anagrafe, per applicare per esempio invece le biblioteche carcerarie. Ci fossero degli elenchi che censiscono, magari anche regione per regione, le possiamo collazionare, le biblioteche carcerarie potremmo aggiungere come ulteriore oppure sostituire e deprecare l'attuale P31 biblioteca generico con biblioteca carceraria, dove è il caso. Queste biblioteche qua sono tutte afferenti per l'ICU al Ministero della Giustizia, ma è sostanzialmente impossibile discernerne quali sono quali, a meno di non conoscere i nomi dei carceri, come in questo caso qua che mi saltava all'occhio.
Dicevamo quindi, ci sono nell'import, nei successivi import che ho fatto, al primo che vi ho fatto vedere sull'Emilia Romagna, 11.239 biblioteche. Sono suddivise secondo la biblioteca che vedete qui sotto, quindi rispetto alla totalità delle 18.883 biblioteche in anagrafe, e delle quali ovviamente non tutte sono biblioteche ricche di dati, come vedete le tre colonne di biblioteca non censita, biblioteca non più esistente, di biblioteca confluita, sono completamente vuote. Sì, prego. Se volete parlare, fermatemi. Ok. Ci sono dei casi specifici di biblioteche confluite in altre biblioteche, quindi esiste l'elemento in anagrafe di una biblioteca che non esiste più perché è stata, diciamo, assorbita da un'altra biblioteca. E qui vi ho lasciato un esempio della biblioteca dei Frati Cappuccini, che in realtà è confluita in una biblioteca che si chiama in maniera identica. Quindi dovremmo poter tracciare in qualche maniera, come forse per esempio con la proprietà sostituito da, anche se viene utilizzata per la disparità di casi diversi, per poter dare la percezione che smette di esistere quella e continua a esistere dentro un'altra biblioteca. Queste sono due tabelle legate alla totalità di quelle presenti in Wikidata, quindi includono le 11.239 che abbiamo creato con questo import, e sotto la distribuzione invece reale dell'anagrafe, che cerchiamo ovviamente di far vedere il più possibile in Wikidata, ma ovviamente non nella totalità delle biblioteche presenti in anagrafe, perché forse importare in anagrafe biblioteche dove non ci sono dati, dove non c'è nessuna informazione, forse potrebbe essere più rumore che altro. Ha più senso forse farci dei ragionamenti più approfonditi sopra e decidere cosa fare assieme. Vi faccio vedere una rapida carrellata dell'evoluzione della popolazione delle biblioteche in Italia. Queste, invece di essere tutti pallini rossi, ve li ho divisi grazie all'aiuto sia di Camillo che di colleghi wikidatiani che si divertono a fare query a livelli. Vedete, sono biblioteche universitarie, pubbliche, comunali, conservazione, biblioteca generico, quindi dove vedete il pallino rosso è dove non è stata in nessuna maniera possibile identificarla in una maniera più specifica, specializzate scolastiche. Quindi questa è la situazione al 26 giugno, l'import dell'Emilia Romagna, cominciato dal sud. Quel buco che si vede in Emilia è un parco regionale, quindi è normale che non ci siano biblioteche. Stesso discorso per le Marche e l'Umbria lì, al centro, e poi così via. In questo import mi ha aiutato anche Tommaso Paiano, che ha importato sia il Veneto che il Trentino, e quindi in arco di breve tempo, come vedete, le biblioteche pubbliche le abbiamo tappezzato l'Italia. Dopo sono passato a biblioteche specializzate, nello specifico specializzate e di conservazione appartenenti a enti ecclesiastici e appartenenti a enti ecclesiastici. Queste invece sono tutte le biblioteche universitarie, poi le biblioteche scolastiche e poi ulteriori dettagliamenti specifici di subset sempre più piccoli, quindi in questo caso biblioteche ministeriali e così via. C'è da notare che non sempre l'import includeva la totalità delle proprietà che poi dopo sono riuscita ad avere i singoli elementi, ovvero in alcuni casi l'import metteva dentro una certa quantità di dati, dopodiché ci ripassavo sopra aggiungendo altre proprietà. È stato il caso dell'appartenenza di delle biblioteche, sono circa 2000, a CNP, quindi sono sempre subset più piccoli. In alcuni casi mancava il CAP, ma è stato estrapolabile dall'indirizzo, quindi a tutte quelle a cui mancava il CAP è stato aggiunto. E nella tabella sotto vedete come, diciamo, diacronicamente sono migliorate la quantità, migliorati gli elementi delle biblioteche aumentando il numero di statements presenti. Quindi si è partiti dal 27 luglio, in cui c'erano anche
8 biblioteche con soli 5 statement, 51 biblioteche con soli 6 statements e così via, lo potete leggere riga per riga, ad arrivare a uno spostamento della curva, la potete leggere a seconda dei colori, lo spostamento della curva verso una mediana di 9-10 statements per biblioteca, partendo invece, come vedete da quella più azzurra, da una media un po' più bassa. Resta ovviamente da fare, come citavamo prima, il lavoro sui siti web, sto dicendo proprio le cose macroscopiche, sui siti web, sulle date di fondazione e sui sistemi bibliotecari. Le date di fondazione e i sistemi bibliotecari, ovviamente anche i siti web, ma i siti web sono da controllare, perché spesso non vanno bene. Date di fondazione e sistemi bibliotecari sono presenti nella scheda che ci fa vedere biblioteca per biblioteca lì. Semplicemente non sono presenti in nessun file che è stato possibile esportare. Un'altra parte, diciamo, di biblioteche, ovviamente, come ben sappiamo, sono appartenenti anche a un polo. E questo è stato un capitolo a parte nel quale mi ha aiutato Camillo. Abbiamo creato la struttura di SBN, sostanzialmente. SBN come Servizio Bibliotecario Nazionale, esisteva già. Abbiamo creato i 102 poli che sono, in cui sono suddivisi a livello, diciamo, logistico le biblioteche italiane, e poi dopo sono stati applicati alle singole biblioteche, alla proprietà membro di. Vi faccio vedere una carrellata delle biblioteche per distribuzione di numero di dichiarazioni, quindi una grande maggioranza ne ha 8, una stragrande maggioranza ne ha 9, dicevamo la mediana è sui 9-10 dichiarazioni, molte ne hanno 11 e poi piano piano si va a scemare. Ci sono ovviamente anche biblioteche che sono presenti in Wikidata da ben più tempo che hanno 50-60 proprietà. Ovviamente sono magari le biblioteche nazionali, biblioteche particolarmente ricche di informazioni. Ultimo, vi giuro poi ho finito, un ultimo affondo sui poli, appunto, dicevamo. Quindi ci sono 103 poli, ma un polo è il polo del censimento di Edit 16. Non ci sono biblioteche dentro, è stato creato funzionalmente per poterci agganciare queste edizioni, quindi non esistono biblioteche agganciate a questo 103esimo polo. A tutti gli altri 102 ci sono biblioteche agganciate, sono distribuite in maniera abbastanza variegata, perché dico distribuite perché sono riuscito a collegare soltanto 6.476 biblioteche rispetto alle 6.647 che... Ah, che curioso, sono gli stessi numeri, ma mescolato. Non lo so adesso. Alle 6.647 biblioteche che l'IQ dichiara appartenenti a poli. In questa pagina, come vedete, ci sono altri link che potete, se volete, poi spulciare. C'è un elemento tipo per un polo, c'è un elemento tipo di come si presenta una biblioteca che ha come proprietà membro di un polo. E, tra l'altro, ve la farei anche vedere, però mi dicevate prima che non si vede quando esco dalla presentazione di PowerPoint. Vedete la pagina di Wikidata? Date un feedback? No. No, o perlomeno non ancora. Come? Vabbè, vi fidate. forse se esco dallo screen. Si vede adesso? Adesso si vede la prima diapositiva della presentazione e PowerPoint. Perfetto. Facciamo finta che ce lo guardiamo nel secondo momento, dopo che ho smesso la presentazione. Quindi ci sono anche una query collegata per rappresentare tutte le biblioteche collegate ai poli. Questa è invece la rappresentazione a soffione, diciamo, è ovviamente inintellegibile, c'è la rappresentazione di come si presenta il sistema bibliotecario nazionale dopo questo lavoro. Quindi ci sono i 102 poli, ma anche tutti quelli che sono membri di qualcos'altro. Al centro c'è il Servizio Bibliotecario Nazionale, tutti questi sono diversi poli. Per farvi vedere un dettaglio, questo è il polo toscano, è uno dei pochi casi in cui è già stato fatto il lavoro sui sistemi bibliotecari, di conseguenza, come potete vedere
forse male, dallo screenshot sotto, alcune biblioteche appartenenti al Polo Toscano sono anche appartenenti alla rete SDIAF. E nella rete SDIAF c'è l'Accademia dei Gergofili, che non è appartenente al Polo, ma è appartenente... vedete che ci sono queste linee che escono dal grafico? Vuol dire che ci sono biblioteche che fanno parte della rete SDIAF che non sono parte del Polo Toscano. Come per esempio, ne sono andato a cercare una, la biblioteca del CNR fanno sempre riferimento al Polo di Roma delle biblioteche del CNR. Quindi non fanno parte del Polo Toscano. Ma no. Quindi questo è il livello di complessità attraverso l'aggiunta sistematica di ulteriori diciamo dettagli negli elementi di Wikidata rispetto alle biblioteche quando si tratta di quali sistemi di cui sono membri queste biblioteche. Ok, ho cercato proprio di essere il più rapido possibile per evitare di farvi addormentare, spero di esserci riuscito. Ci abbiamo messo comunque un'oretta, quindi se... ora la parte bella sarebbe capire cosa ne pensiamo di tutto questo, perché molte cose, come avete capito, sono abbastanza aperte. Quindi io mi chiedo. Io magari aggiungo una piccola idea di un'altra cosa che si potrebbe fare manualmente, oltre appunto numeri di telefono, siti web, eccetera. Il prendi il nome da, cioè mettere la dichiarazione a mano ovviamente di chi era quella intitolata, che spesso sono personaggi magari, cioè a volte biblioteca Manzoni, Alfieri, però ci sono anche le biblioteche magari come anche le scuole, dei piccoli, l'erudito locale eccetera, che potrebbero essere interessanti anche poi da collegare magari anche a SBN eccetera, quindi anche questo è un lavoro che si potrebbe non fare. Non l'ho messo nella presentazione, ma in effetti sì. la proprietà prende il nome da, sì, nei casi macroscopici ovviamente, sì, ce l'ho inserita, perché la stringa della denominazione era composta spesso in maniera tale, certo, da rendere estrapolabile, cioè, spesso tra virgolette, sì. La denominazione. In quei casi lì ho fatto un subset separato per non incasinarmi sopra il refine, ho preso tutte quelle con le virgolette, cioè ho creato una colonna apposta per estrapolare i nomi, ho pulito i nomi, perché ovviamente puntati, non puntati, solo il cognome, certo, era il delirio, ho riconciliato di quelle su cui c'era la riconciliazione facile, le ho aggiunte, le altre non sono state. Certo. No, certo, infatti appunto, per quello che dico, poi sarebbe un lavoro da fare a mano, sì, anche perché magari... personaggio noto solo localmente, per di più magari se ci hanno anche messo l'iniziale puntata, magari il bibliotecario di quella biblioteca, di una biblioteca vicina lo sa, e se no, se uno è di fuori diventa molto più difficile. Quindi, sì, anche sulle biblioteche emiliane, cioè sulle biblioteche di Bologna nello specifico, mi ero ripromesso di proporre una cosa del genere anche. Bello. Da fare, perché molti sono personaggi internazionali, ma alcuni sono proprio personaggi specifici. La biblioteca nella quale lavoro è una delle prime donne che è stata in consiglio comunale, Mirella Bartolotti, negli anni 50, forse erano già 60, che aveva diciamo la delega alle problematiche femminili. Non so che cosa volesse dire nel preciso, nello specifico, in quel momento lì, però era stata eletta tra l'altro con una campagna specifica su educazione, quindi anche un personaggio molto sentito sul territorio, del quale però ovviamente c'è un elemento sparuto su Wikidata che andrebbe arricchito assolutamente. E questo appunto permette anche di coprire su Wikidata una serie di elementi di personalità locali che magari altrimenti, tra parentesi, che magari altrimenti non rientrerebbero nemmeno di per sé nel criterio di notability rispetto alle fonti, ma che invece così rientrano chiaramente nel criterio 3 di necessità strutturale, cioè necessità strutturale per rendere più chiaro a chi è intitolato, e quindi in quel momento, siccome hanno un link in ingresso, diventano automaticamente enciclopedici, notable, e quindi appunto questo è un aspetto molto interessante. No, lavoro ovviamente estremamente ben fatto, cioè veramente, e peraltro quella dei poli rientra nel concetto di Wikidata Art. Secondo me potrebbe rientrare nel concetto di Wikidata Art.
Poi tutto questo andrà mostrato a IQ, ovviamente, a partire dalle gioiose segnalazioni di errore, di duplicazione, ma anche tutta la, cioè, tutto il resto, insomma. E poi ci dovrà, secondo me, dobbiamo comunque cercare di organizzare un sequel con IQ, con Egidio Incelli, che dovrebbe essere responsabile di Anagrafe, perlomeno uno dei responsabili, e magari anche con altri, perché appunto... Come sempre accade quando si riversano dati dentro Wikidata, è poi un'occasione anche per un miglioramento reciproco, sia dei dati già presenti in Wikidata, che spesso potevano essere incompleti, eccetera, sia dei dati presenti dentro IQ, che possono avere i medesimi problemi. Nel database, diciamo quello in JSON, per esempio, ci sono molti codici identificativi che non sono immediatamente trasformabili in proprietà di Wikidata. Quindi fanno parte di sottoinsiemi che raggruppano biblioteche perché parte di qualche rete in particolare, cioè RISM, anche lo stesso, mi dicevi te l'altra volta, il codice meccanografico delle biblioteche scolastiche. Sì, quello andrebbe posto sulla scuola, cioè quello andrebbe usato per connettere, no, andrebbe usato come chiave per beccare l'ente controllante, così come abbiamo beccato le università, o perlomeno andrebbe usato, siccome su Wikidata c'è una buona copertura, pur con una serie di problemi delle scuole che comunque hanno i loro codici meccanografici, quello lo si potrebbe usare per creare il link ente controllante scuola X basandosi sul codice meccanografico. Quello si può fare, sì. Non è appartenente alla biblioteca in sé, appartiene alla scuola che controlla la biblioteca. Tra l'altro ho già visto che mi annoiavano, ho estrapolato anche il database delle biblioteche del ministero e sì, certo, poi lo passo in chat. È quello nella pagina open, c'era Stefano che chiedeva rispetto al JSON. No, dicevo, una grossa lenzuolata sugli istituti comprensivi l'ho già fatta. Quindi non sono più IC lettere a caso, perché molto spesso erano cose del genere, ma gli istituti comprensivi ora hanno un'etichetta comprensibile e sono passato alle scuole primarie. Però lì è un delirio, cioè nel senso sono il database sono 54.000 righe, elementi, scusate, e ovviamente puoi fare tutti i subset che vuoi, ma comunque continuano a essere qualcosa di inaffrontabile. Ma scusa Davide, è già stata fatta 2 anni fa, mi pare, un'importazione oscena delle scuole. Quella dicevo, cioè io non sto importando, sto pulendo. Ecco. Cioè, quell'importazione lì era veramente agghiacciante e quindi io quando, lavorando magari su personaggi storici, per esempio col dizionario biografico dell'educazione, in cui vengono citate spesso, no, le scuole nei quali si sono fatti le ossa determinati, oppure dove hanno lavorato dopo. E che poi magari gli hanno dedicato. Oppure gli hanno dedicato. Esatto. Entravo spesso a vedere, no, come poter collegare ulteriormente il personaggio con la scuola e trovavo delle cose che veramente mi facevano venire a ponere la pelle. Sigle tutte spezzettate, cose incomprensibili, tra l'altro senza nessun tipo di regola. Cioè non è che scuola è sempre SC. C'è scuola, c'è SC, c'è SCUO a volte, perché primaria, EPR... se c'è istituto comprensivo, c'è istituto comprensivo statale, c'è istituto ICS, SC. È un delirio di anagrammi che uno non riesce ovviamente a... Quindi partendo da blocchetti, sulle scuole primarie, per esempio, ho agito esclusivamente su quelle che avevano un'intestazione a una persona. Così facilmente riconoscibili, perché molto spesso sono chiamate con il nome della persona. Quindi quando vai a cercare Grazia Deledda, lo sappiamo tutti, cerchi Grazia Deledda su Wikidata, sì, compare, se ti va bene, la prima che è Grazia Deledda, e poi sì, 154 sì, scuole elementari o secondarie intitolate a Grazia Deledda, che si chiamano semplicemente Grazia Deledda. È chiaramente inaccettabile, è come se le biblioteche chiamassimo Gianni Rodari. No, è biblioteca comunale, Gianni Rodari è quel che è. Sì.
quindi va tutto ripulito. In quel caso lì, con i nomi, sono riuscito sia ad aggiungere la proprietà, prende il nome da, dopo averli riconciliato ovviamente, che a dargli una struttura un po' più umana, quindi scuola primaria, Tizio Caio, e in molti casi ho aggiunto anche la specifica, come per le biblioteche, di comune, frazione o quello che era. Però il lavoro è immane, infinito, credo. Era un database estremamente sporco, che si è portato, probabilmente più sporco di quello delle biblioteche, importato senza nessuna, senza nessun controllo. Sì. Altre domande? Idee? Da qualche parte hai messo, cioè hai fatto un manuale? C'è una pagina, la pagina del progetto, ho delineato una sorta di nota metodologica, tra virgolette, che è da discutere, ovviamente, sulla quale ho dettagliato sia tutti gli import fatti, c'è una pagina piuttosto ricca anche di statistiche nei singoli sottoinsiemi delle biblioteche, che può essere interessante per vedere dove bisogna intervenire sostanzialmente. Provo a ricondividervela così rapidamente. L'ho messa in chat. Sì, ho visto. L'hai linkata anche dalla pagina GVMAP di Wikidata. La vedete? Sì. Sostanzialmente, per dare un'idea anche qui, ho riportato la tabella delle biblioteche distribuite per tipologia amministrativa e funzionale. Queste sono quelle che vi ho fatto vedere prima, in anagrafe, in Wikidata e importate. Qua c'è una sezione specifica per i poli, con tutte le query che posso, per verificare quello che abbiamo fatto. Ci sono mappature varie, tabelle, e qui ho provato a mettere una nota metodologica che ovviamente andrà rivista, così a colpo d'occhio si vede subito, per esempio, che al tempo, quando l'ho scritta, a giugno, le biblioteche in anagrafe erano 18.871. Quindi anche questi numeri qua ovviamente vanno tutti rivisti, perché io ho riconciliato tutto a fine agosto per essere sicuro di avere la situazione il più aggiornata possibile, e quindi poi ho fatto delle piccole correzioni. Qua c'è una tabella che ho mutuato molto dal lavoro che hanno fatto le colleghe del CNR e di Letizia, per dire quale singola proprietà, che tipo di valore gli va applicato, e l'infinita cosa di note utilizzate. E qui, come vi dicevo, per esempio, c'è una piccola mappatura di a che punto sono le biblioteche. Quindi questo primo grafico a torta ci dice che le biblioteche pubbliche in Wikidata, per la stragrande maggioranza, hanno tutte le proprietà minime, tra virgolette. Le proprietà minime sono l'indirizzo, il CAP, le coordinate geografiche, l'unità amministrativa, il paese, l'istanza e così via. Solo 85 e qualcos'altro di piccolino qua, ovviamente se si guardano in Wikidata si ha la tabella completa per poter... Alcune non hanno l'indirizzo, per esempio, ma è una piccola sezione di biblioteche che sono state importate nonostante fossero non censite, che è una piccola sezione che ho fatto perché molte erano appartenenti a poli, di conseguenza per poter avere diciamo la popolazione integra di un determinato polo, ho inserito anche biblioteche che erano meno, diciamo, aggiornate o comunque meno popolate di informazioni. Questa è una seconda, diciamo, rappresentazione delle stesse biblioteche, sempre pubbliche, rispetto alla loro presenza come elementi di email, numero di telefono e sito web. E la vedete qui, soltanto in questo caso, soltanto 557 hanno tutto, e 4200 mancano di sito web, e 1300 hanno solo il telefono, quindi manca sia il sito web che la mail. Stesso discorso per le biblioteche specializzate, per le biblioteche di conservazione, un excursus, diciamo, laterale sulle biblioteche pubbliche statali, perché ci sono anche molte, diciamo, sottosezioni, tra virgolette, come la, non mi ricordo come si chiama, tipo la sala musica della Braidense, scusate se ho detto male il nome, non me lo ricordo, universitarie e scolastiche,
come vedete c'è un buon livello di completamento sul minimo essenziale e un grosso lavoro da fare su quello che sono i contatti. Qui ci sono elencati tutti gli import e i vari ritocchi fatti. Sì, comunque sarebbe da aggiornare e popolare meglio, forse comunque me ne accetta una mano in questo caso. Ciao, io avrei una domanda. Davide, ciao, intanto bravissimi, sono ammiratissima, quindi bravi, grazie. E poi farò una domanda, perdonami, diciamo, farò una domanda a rischio di sembrare scema, ma va bene. Allora, tu hai detto che avete usato, diciamo, i file che sono sul sito dell'anagrafe nella sezione Open Data, che sono, diciamo, però dei file in qualche modo già preconfezionati da loro. E in alcuni infatti mancano anche dei dati che teoricamente sono presenti nell'anagrafe ma non sono in questi export, chiamiamoli così, già predisposti. Allora la mia domanda è, ma è possibile, cioè perché, oppure è possibile utilizzare, dato che loro ad esempio mettono a disposizione un endpoint Sparkle per estrarre i loro dati, eventualmente fare un'estrazione anche da lì per tirar fuori dati mancanti, non lo so, una cosa del genere. E questa mia domanda è fatta perché in questi giorni il mio pallino sono gli Open Data che ha pubblicato l'Istituto Centrale del Catalogo, che sono in teoria, cioè sia i dati del catalogo che i dati di tutti gli altri database bibliografici, che anche i dati dell'authority file, che normalmente non sono a disposizione neanche di noi biblioteche che siamo, insomma, di SBN, e quindi effettivamente anche per noi è un gran problema avere questi dataset per farci varie cose, sì, tra cui magari metterli in Wikidata, e quindi volevo capire cioè se questi strumenti possono essere una possibilità in più, o per fare questo tipo di lavoro è necessario in qualche modo avere già dei file preelaborati. Non so se mi sono spiegata. È sicuramente più facile farlo col file già pronto. Sì. Cioè, mi sono tolto una vega di estrapolare e cercare di capire come funziona il Sparkle dell'IQ, perché per quanto mastichi un pochino Sparkle, lo faccio in loco, già se devo mettere a scrivere dei prefissi vari, probabilmente cambierei tutto. Quindi sì. Nel senso, sicuramente è un ulteriore step che posso fare anche per capire meglio come funziona è indagare sull'endpoint Sparkle, però poi devi estrapolare dei tabelloni da lì, esattamente come poi ho fatto d'altronde per Wikidata stesso. È stato un continuo lavoro di butta dentro, ritira fuori, vedi cosa manca. Come lo raccontate, molto lineare, ma tante cose te ne rendi conto dopo che le butti dentro i file, i dati, scusate. Mancano tutti, banalmente capire su tutte le biblioteche già inserite, o magari inserite anche da me, ma sbagliandomi, a cui manca la fonte per l'istanza. Query sotto query, tiri fuori la biblioteca con il Q e con l'ISIL, la ributti dentro OpenRefine, ricolleghi i due database, tiri fuori le informazioni che mancano e butti fuori. Quindi assolutamente lo stesso, diciamo, approccio può essere preso tirando fuori i file dall'endpoint Sparkle dell'IQ, tabellari in CSV, come li tira fuori, e dopodiché basta che abbiano ovviamente l'ISIL, quantomeno l'ISIL. Perché poi, tra l'altro, non puoi neanche riconciliare sull'ISIL, perché non è una proprietà. Cioè, nel senso, io ho riconciliato sempre sulla denominazione, ok? Usando come proprietà di aiuto, sappiamo come funziona per Refine, che ti chiede se vuoi aggiungere qualche proprietà che ti dia una mano a capire se è esattamente quello. Come aiuto, l'unità amministrativa è l'ISIL sostanzialmente. Quindi in quel caso lì comunque ti serve l'appoggio di una chiave primaria come l'ISIL, e poi lì dopo che ti pare. Cioè, ora come ora, per esempio, una cosa che potrebbe essere, non so se
tu ti poni il problema anche di poi lavorare poi in Wikidata in questo caso specifico, oppure è più, per esempio, il database, una cosa che potrei fare forse è tirare fuori il database completo con la Q, in maniera che si possa riconciliare con la Q e ovviamente tutto il resto, in maniera che una volta che ti hai quello, la Q ti riconcilia su Wikidata e con l'ISIL, se lo riesci a trovare dal file CSV che ti tira fuori Enterprise Sparkle, unisci tra progetti con l'estensione BitBits e mergi le tabelle, sostanzialmente. Questo magari sì, si potrebbe metterlo pubblico, visto che... Perché in effetti è difficile poi capire... Cioè non c'è una corrispondenza totale tra il file che sta sul sito dell'IQ e quello che è rappresentato in Wikidata. Perché, per esempio, le tipologie amministrative non è una cosa che viene traslata in nessuna maniera, a meno di non utilizzare e decidere di utilizzare delle proprietà specifiche per ogni cosa, ma non avrebbe senso. Scusate, degli elementi specifici. Quindi sì, avrebbe senso probabilmente arricchire viceversa, al contrario, il file più aggiornato, riconciliarlo, tirare fuori il Q e poi poter riconciliare su Wikidata con la Q e aggiungere da una colonna con la chiave primaria. Potrei anche aver detto un sacco di cazzate, quindi magari sentiamo cosa dice Camilla. Ok, grazie. No, mi pare sensato. Devo dire, allora, se lo Sparkle endpoint è questo, cioè quello che... Io peraltro ero finito su dati.benicultura, ma in realtà probabilmente è questo qui, quello giusto, quello che è linkato dalla pagina che mi ha mandato Chiara. Non ci sono query di esempio. mentre dati cultura gov dà query di esempio, questo non dà query di esempio. Quindi anche allora c'è un manualetto di una pagina con delle query di esempio, ma... Che è linkato da... Aspetta. Da dove è? Aspetta. Però esiste l'interfaccia web sotto, per generare le query pagina... al volo, eh? In quella pagina che vi ho linkato sotto, sì, c'è scritto manuale descrittivo del Triple Store, dell'ecosistema digitale. In realtà è una pagina in cui ci sono anche degli esempi di query, ma vabbè. Tra l'altro, sì, tra l'altro, un esempio non funziona perché non hai valori, cioè non hai valori. Vabbè, però... Sì. Sì, diciamo che effettivamente questo non serve molto. No, vabbè, però diciamo adesso senza entrare nel merito, sì, era per capire, insomma, se saper usare questi strumenti, ecco, è una possibilità. Chiaro. Comunque noi riteniamo che anche l'anagrafe IQ sia interrogabile da qui. Quindi si tratta solo di capire come. Allora, quali sono i dataset interrogabili? Da lì, secondo me, lo si capisce... solo guardando quali sono le se guardi le API, sì, quali sono le API messe a disposizione, capisci quali sono i dataset interrogati. L'anagrafe è quella che si chiama ABI, la prima. Allora, ABI, sì, adesso stavo guardando le API, dunque... Per esempio si può interrogare per SparkQL, per codice ISIL o per altre... Sì. Però bisogna registrarsi, ottenere la PT, diciamo. Ma ce la si fa, ma... Ma quando scrivono nomi, vorrebbe dire che in teoria anche l'authority file dei nomi potrebbe essere... Io credo di sì! Però è una cosa che ho visto 2 giorni fa. Che bello! Sono un trip assurdo! Sì, esatto, grazie dell'aver detto, perché io non lo sapevo ancora, non so gli altri, ma... Qui si apre un mondo. Esattamente, si apre un mondo perché è una novità seria, questa qua, eh? Si era detto che avevo sentito quando... Questo SRI, ecco, questo è... Sì. Sì, c'è qualcosa qui, c'è il file, è stato caricato il 7 febbraio del 22, quello relativo ai nomi, e ha delle informazioni sulle API per i nomi, eh? Certo che ce le ha, sì. Questo effettivamente è fatto anche bene. Manuale per l'utilizzo delle API dei nomi. Sì. Un PDF. Se entri su nomi, poi c'è nomi API, reference manual, questo è da tenere in considerazione. Sì, sì, da lavorare sicuramente, da capire. Molto interessante. Beh, ma in sostanza, Chiara, tu stavi domandando
Cioè, se noi lavoriamo a partire da quell'estrazione JSON con cui ha lavorato Davide, siamo a uno step oltre i dati originali, giusto? E quindi bisogna sicuramente in processi di questo tipo bisogna abbattere e accorciare la catena di passaggi, questo è chiaro. E quindi probabilmente lavorare con lo Sparkle che adesso è disponibile, se ovviamente espone anche questi dati qui, è sicuramente meglio, no? Perché chiaramente potrebbe essere, il JSON potrebbe non essere correttamente una rappresentazione corretta di quello che sta invece nella base dati originale, perlomeno si presume che quella sia la base dati originale, ecco. Sicuramente sì. E poi c'è il fatto che tra Sparkle e Sparkle, cioè tra quello di IQ e quello di Wikidata, si possono sicuramente fare query, interrogazioni che, bisogna conoscere bene i dati da una parte all'altra, possono dare comunque dei risultati interessanti e vedere disallineamenti o ottenere maggiori risultati più ricchi. Sì, sì. Sì, quindi in teoria, essendo che ABI è presente nelle API, dovrebbe essere presente anche nello Sparkle. Probabilmente, no? Mm-hmm. Bisogna solo capire come, perché sullo Sparkle, mentre le API sono ben documentate, perché ci sono i PDF, la Sparkle non è ben documentata. Quindi... Certo, sì, da capire o da approfondire, eccetera. Chiaro. Da vedere se è troppo giovane e quindi evolverà, dicendo, sì. E poi non ho questo però è perché è un limite mio, di mie competenze, credo che sia appunto un Tribe Store che viene fatto ogni tot, cioè nel senso, quindi diciamo... Esatto, potrebbe non essere originale quello che stai dicendo tu, Sì, no? credo che ci sia quel problema lì, anche perché se si provano a fare, e poi oltretutto se si provano a fare delle query, non lo so, viene fuori uno strano risultato, perché è come se facesse un'interrogazione per parole, invece che veramente... chiedendo i dati, non so se mi sono spiegata, però se ci provate qualcosa non torna. Però ecco, però in generale mi sembra comunque una cosa positiva che per questi progetti può essere utile. Bene, ma qui evidentemente si può fare tanto, perché una volta che c'hai tanti dati accessibili via macchina, è chiaro che è tutta un'altra cosa. Poi immagino che la cosa, Davide, probabilmente il fatto di partire dai file già pronti servisse anche a farsi un'idea di che tipo di dati ci sono, no? Perché nel senso che alla fine per usare lo SparkQL devi sapere già che dati vuoi tirare fuori, quindi immagino che ci sia stato anche quel passaggio lì, no? Era andare alla cieca, nel senso ho visto il lavoro che stava facendo Tommaso e lui stava leggendo manualmente i dati dalle pagine, che è encomiabile che sia riuscito a farlo, però io quando vedo qualcuno che fa un lavoro e io sono pigro di subito e dico no, fallo in un'altra maniera, cioè non ti sbatti diversamente, ma almeno non copi incolli, come un pazzo. Lui aveva copi incollato a manetta tutti i dati delle biblioteche marchigiane, quindi lui l'import l'ha fatto così, quindi tanto di cappello che è riuscito a fare. Però ho detto, cavolo, faccio anch'io per l'Emilia Romagna, e allora appunto il primo import è ovviamente esplorativo, cioè vedi che diavolo c'è di te, cioè vedi come viene fuori, vedi cosa riesci a far dialogare in termini di proprietà applicabili, eccetera. Ma i problemi sono enormi, cioè nel senso, banalmente l'idea che ci siano diversi ISIL per la stessa biblioteca che devi avere un Q su Wikidata, già lì ha creato dei cortocircuiti in certi casi, per cui quei pochi errori di importazione, per fortuna, non so come ho fatto, ma mi sono trovato che avendo richiesto a OpenRefine di riconciliare sul nome e sull'ISIL, nel caso in cui ha beccato l'altro ISIL, nei pochi casi delle biblioteche riconciliate, lui poi non dava corrispondenza, perché su Wikidata ce n'è una con un'altra. Quindi si creano anche, la sporcizia devo dire che è molto concentrata su certe colonne e su questa cosa del fatto che il JSON è malformato, comunque c'è qualche problema su JSON che se fosse stato utilizzabile sarebbe stata la mamma, perché ovviamente è ricchissimo il JSON, se riesco ve lo faccio vedere, ma
è enorme, c'è tutto, e c'è quello che vi dicevo, anche quell'enormità di quantità di colonne con i codici identificativi, che ho potuto ovviamente portarmi anche nell'altro. Però, per esempio, le denominazioni e le denominazioni alternative. Poi c'è accesso riservato, non so se preciso così, l'accesso ai portatori di handicap, questo potrebbe essere sull'accessibilità, però è chiuso qua. Cioè non è che c'è altro. Ho tante colonne, però comunque avrei dovuto in qualche maniera integrarlo. Quindi da una parte sì, sarebbe bello che funzionasse il JSON, dall'altra avrei comunque dovuto fare il Frankenstein che ho fatto. Averci un endpoint che ti permette di interrogare, magari potremmo fare il contrario. Tirami fuori tutte le biblioteche a campione, si potrebbe fare, della regione Emilia-Romagna, vediamo se le biblioteche nella regione Emilia-Romagna in Wikidata almeno sono le stesse. Oppure se c'è tutt'altro. L'aggiornamento dei dati, secondo me, è un'incognita totale, perché, ribadisco, se loro dicono che hanno aggiornato al 26 d'agosto, quando è che l'hanno fatto, 26 luglio, le biblioteche ministeriali, perché hanno cambiato il dominio di posta e il resto non l'ha guardato nessuno, quelli sembrano dati super aggiornati, e poi magari c'è il numero di telefono di uno che è in pensione da un anno. Oppure perché si torna ai cellulari, no? Quindi, ho cercato di non mettere dentro le robe, dubbie, ma tante robe dubbie dentro secondo me ci sono, perché dai per scontato che, me lo dice lì, io ci metto la fonte, ci metto l'identificativo ISIL come la data di aggiornamento. Quando l'ho consultato, io ti dico che questa è la fotografia di cosa ho guardato io per importarli, però dubbi ce ne ho mille, Grazie. È stata interessantissima questa coda. Grazie della scoperta. Posso aggiungere che qualcosina comunque si riesce a farlo funzionare, questo Sparkle Endpoint, perché ad esempio se scrivete una query come questa, vi vengono fuori 100 elementi, 100 vid di persone. Ho fatto un primo tentativo, vengono fuori 100 vid di persone, effettivamente, quindi vuol dire che a qualcosa può servire. E allora, poi questo potremmo fare fare un incontro specifico un giorno, sì, su questo. Sì. Studiare, alcuni studiano, vediamo cosa viene fuori. Sì. Molto interessante. Bene. Concludiamo? Sì, posso fermare. Senza voler dire che non sarebbe interessante andare avanti, ecco.